Lucio, tali angeli. Che è Caluci, Lucio? È a luna. È a luna, Lucio. È sopra mare, presto. Andiamola a trovare. Lume, lumine, cannele. Non te ne sei venuto più. Eccola, namonnizza, namonnizza. Tutte cose ci fanno mancare a Lucio. E Lucio ci crede, Lucio ci crede. Mensa queste cannine a Lucio, mensa queste lume, queste lumine, e quando si assutano, e Lucio oscuro, oscuro, con la testa che ne parole, è tutto parole, Lucio, e parole su ciume. Montagne, sciure, e parole su cielo, mare, e Lucio sa cantare, sa ballare, sa suonare, Lucio, e Lucio sa parlare, a seconda e conti più belle. C'era una volta Lucio, con braccio solo, coimmo senza luci, Lucio era innamorato della luna. E a luna era innamorata di Lucio. Isdì sanorate, oscuro a Lucio lasciare, oscuro chi sa pensare, meschino Lucio, meschino, oscuro a contare gli ore in minute, e fino a quando gli ore in minute non ce n'è più, meschino Lucio. L'acqua, Lucio, e sta chiovendo, e a luna, e sta neanno, mi sta chiamando, presto, Lucio, presto, corremo, corremo, e sta neanno. Teatro. Che significa teatro? È semplice. Come voi vedete dietro le mie spalle, c'è della spazzatura, in parole povere, scusate. Però non lo è. Perché è una bellissima coreografia. Ma che tristezza vederla così. Ma sciatere mare bogliorire. L'acqua mi bagna. E quanto mi asciuga. Ma che cosa ho detto? Non sono io che posso spiegare. Perché abbiamo un grandissimo professionista di dialettici siciliani, un grandissimo drammaturgico. Chi è? Il dottor Franco Scardati. E appunto per questo adesso parleremo di un destino che volle farli incontrare. Chi sono? Tre siciliani, per la quale uno Franco Scardati, due Franco Maresco e il terzo Daniele Cipri. A passare degli anni si sono accorti che il dialettico siciliano, pian piano, stava per morire. E allora loro, da buon siciliani, e il destino si volle, si rincontrano, perché noi formiamo i casi e non il destino, cercano di non farlo morire. E appunto per questo, questi tre miti adesso ci spiegheranno come fare rivivere il dialettico siciliano. A voi. Ciao. Non posso dormire più.
ha messo la seccata e la chiara. Andiamo a fare vicino. E quando ci dici nei guagnetti, andate vediamo. Che cattura. Cielo, che bello cielo, da notte c'era la luna china, c'era la saiachina, la luna china, poi il pote sangue non da su in Dio. Lucifì, vieno che quando chiove è la luna che muore. Sì. Meschino. E suo figlio la caccia. Con sui suo figli, non c'è figli. I figli. Minchione. Assai il nave figli. Ma qua, un sai che mezzonnava. Che mezzonnava, se non c'è figli. Mezzonnava la piena, c'è già fatato. Io dicevo, hai visto? E mi accompagnavo di piattone le pantaglie del Neruma, che spadacchiette, che lenticchie, piattone le papà coniglio, che non ce l'avete niente, piattone le fasole che chiuse nei capo le capre, insomma, quando siamo mi accompagnavo. Ci diceva, hai visto? E subito mi abbagliava un fiume d'acqua fresca, la bimbibili milla mi aveva messo su capporto. Insomma, sapeva di sole meno, un punto di ruolo me ne accompagnava, che se ci poteva ammiagare l'intero esercito militare. Ci diceva, ho sento patato, sento freddo, e tutto un sembra, sento ma per un fuoco tanto grande, con ogni faida era come un corso di fumarolo. Mi avesse piaciuto avere un accendio fatato. E che ci dicesse? Ci dicesse accendio fatato. Mamma mia, nella vicenda allora, che quanto accusevi la mattina quando chiude. E ci dicesse accendio fatato. Fammi vedere la bevita andalema. Quanto accusevi non ci rompo il cuglione e il crocifisso quando dorme. Ce le disse, accendo patato, faccio cane di pizia nero a chi ha crocifisso, quando a così a finisci, lo immere sempre come un pagnoccone. Sì, però, ti piace quando ti conti i sogni che mai non sono nato? Vero, eh. Io mi sono sempre a luce. Venghione. Quando parliamo a ciore, ce ne siano in mucca. E i cristiani ridiano, piangiano, e una fine non chiude, sbattivi in mano. Era bello. Lucifero, non le vuoi? Un chilo di salsiccia! Io ci posso dare un chilo di monnezza! Io voglio un chilo di salsiccia! E ci posso dare un chilo di monnezza! E che me ne mangio un chilo di monnezza? E cosa ne può fare salsiccia? Allora me ne do un chilo! Un chilo di salsiccia! Un chilo di monnezza! E che se ne va a fare un chilo di monnezza? Ma come che ne fare? Salsiccia!
Che cos'è il mio teatro? I tempi di risposta sono assolutamente minimi, non lo so. Palermo è un palcoscenico straordinario, mi sono ispirato a quelle cose per fare teatro, continuo a fare teatro immaginando di essere, o naturalmente, trovandomi nel Palermo di 50 e più anni fa, laddove in qualche modo i problemi, la violenza, sopperivano una specie di situazione mortale che c'è oggi, una specie di mistificazione continua che appartiene alla città di oggi. Quantomeno in quegli anni Palermo era assolutamente vera, viva. È chiaro che non erano accettabili le violenze estreme, la fame, però se la rapportiamo alla Palermo di oggi, vabbè, non voglio dire una bestemmia, ma io preferisco quello. Perché? Com'è che mi ci cogretto? Cammino contrario. È l'appuntamento! È sogno in ritardo! Fare teatro in dialetto, quando abbiamo cominciato a farlo noi, nei primi anni 70, era un po' una bestemmia. Palermo non aveva espresso una sua cifra teatrale se non le vastasate in qualche modo. Dico, poi se ne erano perse le tracce. Tornare a parlare di Palermo e parlare di Palermo senza paraocchi, dall'interno dei quartieri, dall'interno delle situazioni, vabbè, siamo stati noi a cominciare. È la lingua della gente dei quartieri. I quartieri che adesso sono abitati dai borghesi, una volta erano abitati dai borgatari, ed era assolutamente straordinario. Quindi anche in questo è stata, come dire, violentata. La città di una violenza mortale, in contrapposizione a una violenza
esplicita, dichiarata, questa più sottile, più velenosa. Vici, come è che cammini? Arash, arash, arash. A così il tempo passa e io resto sempre picciuoto. Qualcuno mi definì il Beckett siciliano. Dico, ed è chiaro che Beckett è stato il mio grande punto di riferimento, mi suggerì in qualche modo il modo di impostare gli spettacoli. Che, mentre in Beckett in qualche modo sembrava che una serie di citazioni infinite, la grandissima cultura di Beckett, ma sembrava che tutto volgesse verso la fine, verso questa condizione di sofferenza continua e che comunque andava verso il nulla. Ebbene, nel mio teatro c'è una pulsione comunque religiosa, c'è un forte contenuto. Come dire, c'è un percorso che io sento verso il divino, c'è uno sguardo verso una possibile condizione umana. Quindi in qualche modo a questo punto siamo in direzione opposta. Sembra che Beckett canti la fine e noi tendiamo a cantare la vita nella sua pienezza.
Oh, yeah.
Cipri e Maresco vengono, nascono un po' di anni dopo di me, quindi nascono nel momento in cui il peso della delusione si fa più forte, più radicale. Palermo comincia a perdere in maniera tragica quei connotati che ancora aveva quando io ero ragazzo. Io credo che nella maggiore asprezza che c'è in Franco e Daniele, la delusione per quelle cose straordinarie che la città aveva irrimediabilmente perso. Thank you.
cosa sta accadendo? Sta accadendo che si cerca di negare di negare le mostruosità, quindi le meravigliosità, dico in contrapposizione a quella che è un'idea di bellezza, di splendore, ha un'idea di bellezza che è inguardabile, che è inesistente, e quindi stranamente nel momento in cui ci si pone nei confronti del futuro in maniera positiva si prepara alla distruzione del futuro stesso, seppure è vero che l'immediato futuro è collegato alla cosiddetta bellezza, ma poi una bellezza che per quegli strani misteri che appartengono all'umanità e per quell'insopprimibile elemento fondante e fondamentale che è la religiosità, dico, nel momento in cui si cerca di costruire questo mito del futuro che è la bellezza, gli stessi uomini che sono stati, come dire, condannati a vivere questa dimensione, hanno bisogno dei mostri. Cioè l'immaginario ha sempre bisogno di altre figure, ha sempre bisogno di mostruosità, ha sempre bisogno di catastrofi. Che questo sia legato al sentimento di paura che accompagna l'esistenza degli uomini sulla Terra, va bene, sembra riduttivo ricondurlo e limitarlo a questi ambiti. Io credo che l'umanità ha un suo processo naturale che non può che essere quello, e che il tentativo di rimediare alle cosiddette mostruosità porterà alla deflagrazione. Quindi porterà in qualche modo alla fine del mondo. Leggere questi misteri non è compito mio, non lo so. Però credo che sia così. Io sono uno dei due Lamarca, il fratello maggiore, e qui mi piace dire che mi ritrovo a lavorare con Gigi, col quale non io siamo palermitani, la stessa generazione. E in qualche modo abbiamo cominciato a lavorare assieme con Gigi, a fare teatro assieme. Dopo molti anni ci ritroviamo a fare coppia, che è una cosa che mi emoziona anche. Ma sì, noi siamo due costruttori di statue, un po' maldestri, a mio avviso non sanno bene chi sono, si arrangiano, loro dicono che sono dei mafiosi, io credo che si ritrovano ad essere mafiosi senza saperlo inconsapevolmente. Io in qualche modo sono un uomo di teatro dato in prestito a volte al cinema, ma con Franco e Daniele in realtà non è così, che c'è un altro, altre affinità, altre cose. A parte la fatica del fare cinema, loro in qualche modo, un elemento che c'è all'interno del loro cinema e che a mio avviso non è abbastanza sottolineato è il teatro. C'è molto teatro nel loro cinema. E questo gioco, questo entrare nella gente, e questo scandagliare nei gesti, nelle cose, nelle immagini, ma anche nei racconti, c'è molto teatro nel loro cinema a mio avviso. E malgrado loro si sforzino di lavorare con non attori, in realtà loro creano gli attori, quindi lavorano con gli attori. Ma io tutto sommato vorrei essere, come dire, la coscienza critica del teatro italiano, vorrei essere la spina nel fianco, ma solo che gli altri se ne fregano, quindi non mi considerano tale. Non lo so se in realtà è così. Cioè, nel caso il mio è un teatro che parla di cose vere, di emozioni vere,
è che si pone continuamente il problema: perché fare teatro, perché esserci. E credo che questo sia fondamentale, porsi il problema per chi fare teatro. Questo è un problema che noi ci siamo posti sempre e continuiamo a porci. È chiaro che non lo facciamo per l'appagamento di noi stessi, così come sembrano farlo tutti, ecco, per carità. Io credo che il nostro posto nel teatro italiano sia fondamentale, ecco, in questo senso. Un teatro che comunque, che è portatore, se vuoi, di poesia, ma poesia violenta, poesia nel senso che si chiede continuamente perché esserci e cosa fare, e chiede implicitamente un cammino verso, come dire, un rapporto più solidale fra gli uomini. E che non si guarda allo specchio, che non si appaga di se stesso, così come sembra tutto il teatro italiano di oggi. Facci da carità, facci da carità, facci da carità. A tutta roba loro sogno, a senza vizzamente. E manca a due nani, che i picci non vengono quando io. A che sale di una senza mangiare? Quando io non dirà, senza il paradiso. E io ne davi anche, lo paradiso. E che venite a fare? Venite a domandare. Andiamo via! Non mi va a pregare! Sta ancora, non so conosce! La lingua te posso seccare! E ora che un po' parlare, che mi vuole essere di parla! Parla! Perdonami! A bucca! Parla tanto che parlare, ma tu! Santo non me l'ha detto! Un tenere, santo non me l'ha detto! Un tenere, no! Ora mi abbandonare! Datemi qualche cosa per mangiare! Addirittura! E non mi so che fare! Lo volevo in paradiso, non fiai andava a passare! E ora fammi nero, che ho potuto e mi spinocchiare! Fammi vedere con te, non me lo sai! Ah, però te stai ora, sì, ognuno, la sorciata se ne va a dire. Solo una cosa per te posso fare, insegnarti a bagnare. Abbiamo pari acqua, uso la per l'acqua. Abbiamo pari acqua, usura 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 per l'acqua. Abbiamo pari acqua, posura per l'acqua.